senso che tutti siano d'accordo a che io faccia questa cosa. E quindi se qualcuno non vuole essere registrato, lo deve dire adesso, altrimenti sarà registrato. Allora, stavo dicendo che la sensazione che si ha è il fatto che la fisica moderna sia del tutto incomprensibile, al contrario della fisica classica. E vi ho appena detto che in realtà è esattamente il contrario, cioè la fisica classica a essere molto più incomprensibile di quella che è la fisica moderna. E spero, diciamo, alla fine dell'incontro di oggi di convincervi di questo. Il motivo per cui c'è questa grossa sensazione è che all'inizio del secolo scorso, quando la fisica moderna è nata, le persone avevano una visione, una percezione di che cos'era la fisica, che era distorta, se vogliamo, da quella che era la conoscenza di allora. E poiché le persone che la fisica la insegnano, di solito la studiano da quelli che l'hanno insegnata prima, quando hanno dovuto cambiare il loro modo di pensare, hanno evidentemente avuto dei problemi a fare questo cambiamento e si sono trascinate delle resistenze che si sono propagate fino ad oggi. E ancora oggi la fisica moderna viene insegnata per lo più con un approccio che è sostanzialmente quello che consiste nel fatto di rendere ancora più evidenti le presunte contraddizioni che esistono tra la fisica classica e la fisica moderna, come se questo rendesse in qualche modo più interessante la fisica moderna rispetto alla fisica classica, cioè il fatto che nella fisica moderna si verificano fenomeni strambi. Fa pensare a molti autori di libri, di testo, anche di articoli divulgativi, che questo sia, diciamo, l'approccio migliore perché in qualche modo rende più affascinante questo tipo di fisica. La mia opinione è esattamente il contrario, cioè la mia opinione è che in realtà nella fisica moderna non c'è niente di sostanzialmente diverso dalla fisica classica. E che la fisica moderna è per molti versi molto più semplice da accettare rispetto alla fisica classica ed è anche molto più semplice dal punto di vista concettuale, anche se questo può non sembrare. La fisica moderna è più difficile solamente dal punto di vista tecnico, cioè dal punto di vista di chi deve fare i conti. La matematica che si deve usare è molto più complicata rispetto a quella che si deve utilizzare per fare la fisica classica. Questo però è un accidente dovuto al fatto che la fisica moderna è ancora, nonostante i suoi cento e passa anni, troppo giovane e quindi non c'è stato ancora nessuno che è riuscito a costruire una matematica relativamente semplice da far utilizzare ad uno studente di liceo per fare i conti. In effetti, se uno va a vedere quello che è successo nel corso della storia, la meccanica, quella newtoniana, che oggi si insegna ai ragazzini di terza media sostanzialmente, quando è stata formulata nel 600 da Newton, e per oltre un secolo, anzi per quasi 2 secoli successivi, in realtà veniva insegnata soltanto nelle università, perché era una disciplina estremamente complicata per le conoscenze dell'epoca. È solo grazie all'opera di mediazione, che è un'opera molto lenta, fatta da un sacco di gente, che la fisica classica è diventata insegnabile ad uno studente di liceo, altrimenti non lo sarebbe affatto. Se voi provate a prendere il testo originale di Newton e lo aprite ad una pagina qualsiasi e provate a leggere quello che c'è scritto, sono pronto a scommettere che voi capireste
neanche un decimo di quello che c'è scritto su quel volume. Perché è estremamente complicato dal punto di vista tecnico. Lì non c'è scritto neanche F uguale ma. Sul libro di Newton, questa formula non c'è scritta, anche se quella si chiama la seconda legge di Newton. Quella formula si deve a Eulero, che ha reinterpretato la fisica di Newton, costruendo una matematica opportuna, che è molto più semplice di quella che usava Newton. E la stessa cosa è successa con l'elettromagnetismo. Voi oggi studiate le equazioni di Maxwell, che sono quattro fantastiche equazioni bellissime, simmetriche, cortissime, diciamo, che però contengono un sacco di informazione, che non hanno niente a che vedere con quelle che Maxwell ha scritto nel trattato di elettromagnetismo con il quale è diventato famoso. Quelle equazioni non si devono affatto a Maxwell. Maxwell di equazioni di Maxwell ne ha scritte 12, non 4. E quelle 12 equazioni non somigliano affatto a quelle che stanno scritte sui vostri libri. E sfido chiunque a riconoscerle uguali a quelle che sono scritte nei vostri libri. Le equazioni che sono scritte nei vostri libri si devono a Oliver Heaviside, che ha riformulato l'elettromagnetismo in una forma matematica, usando una matematica nuova che è molto più comprensibile di quella di Maxwell. Quindi quello che manca oggi alla fisica moderna è l'equivalente di questo passo, cioè qualcuno sufficientemente furbo che è capace di riscrivere dal punto di vista matematico una formulazione delle teorie della fisica moderna tale da permettere ad uno studente di comprendere, no, di comprendere, di fare dei conti sensati su quello che è la fisica moderna. Ci sono alcune cose che in realtà si possono già fare con la matematica di oggi, ma che normalmente non stanno sui vostri libri per molte ragioni, molte delle quali sono ragioni di carattere culturale più che ragioni di tipo tecnico, e che sono dovute per l'appunto al fatto che si tende a insegnare la fisica moderna come una rottura rispetto alla fisica classica. Allora, vediamo, diciamo, intanto perché la fisica moderna è diversa dalla fisica classica e vediamo come mai questa motivazione non è però sufficiente a definire la fisica moderna come una fisica del tutto rivoluzionaria rispetto alla fisica classica. Allora, io penso che la fisica moderna si possa far risalire alla formulazione della teoria della relatività di Einstein, che è del 1905, della relatività ristretta. Fino a quel momento i fisici credevano che la realtà fosse qualcosa di indipendente dalla misura della realtà. Cioè che tutto ciò che veniva espresso da una legge fisica esistesse a prescindere dalla definizione delle grandezze fisiche che erano coinvolte in quelle leggi fisiche. Per esempio, F uguale ma significa che le forze producono delle accelerazioni queste accelerazioni sono proporzionali all'intensità delle forze che provocano l'accelerazione e inversamente proporzionali alla massa dell'oggetto che subisce la forza. In questa formulazione è implicito assumere, nessuno lo dice mai esplicitamente, però si assume implicitamente che la forza esista a prescindere, diciamo, sia qualcosa che esiste nell'universo e che non ha niente a che fare con il fatto che noi definiamo quella forza. Cioè, quella forza esiste anche se noi non la definiamo come grandezza fisica. E poiché la realtà, diciamo, nella fisica classica è una cosa che esiste al di là della nostra formulazione, della nostra descrizione della realtà, quello che si credeva fino a quel momento è che la realtà fosse qualcosa, o meglio, che la fisica fosse la rappresentazione oggettiva di qualcosa che esisteva
nella realtà in quanto tale, cioè conformemente a quello che è la sua definizione in termini di grandezza fisica. Ora, quando quindi si ha il problema di riuscire a scovare l'esistenza dell'etere alla fine del 1800, quindi si cerca di dare una coerenza alle equazioni di Maxwell cercando di identificare il mezzo attraverso il quale si propagano le onde elettromagnetiche. Quello che la gente pensa è che poiché ci sono queste onde devono essere realmente esistenti e per poter essere realmente esistenti devono essere onde che si propagano in qualche mezzo. Questo mezzo deve esistere a prescindere dal fatto che noi riusciamo a vederlo oppure no. Però se esiste noi dobbiamo riuscire a vederlo. E quindi si inizia una serie di misure volte a identificare la presenza di questo etere. Ora, queste misure danno tutte esito negativo e nessuno riesce a spiegare questo problema perché tutti hanno questa idea che le equazioni della fisica rappresentano la realtà in quanto tale, in quanto e che questa realtà in quanto tale è conforme a quello che noi pensiamo essere la realtà. Cioè, tutti gli enti che esistono nell'universo devono essere rappresentabili nel nostro cervello in qualche maniera che è formalmente accettabile attraverso una legge fisica. A quel punto, diciamo, il genio di Einstein in realtà dove sta? Sta nel fatto di farsi la seguente domanda. Va bene, ma diciamo, io riesco. Quando faccio la misura della velocità della luce in un sistema di riferimento in moto, trovo sempre lo stesso valore della velocità. E questo è contrario alla legge di relatività di Galileo. E come tale è impossibile, questa è la conclusione a cui arriva la maggior parte dei fisici, che la luce abbia la stessa velocità in tutti i sistemi di riferimento. Quindi tutti cercano di trovare un problema nell'esperimento per cercare di mantenere valida la relatività di Galileo e però al contempo salvare i risultati degli esperimenti. Il genio di Einstein sta nel fatto di ammettere che la realtà che noi percepiamo può non essere la realtà dell'universo. Cioè, ammettere che la velocità della luce è sempre la stessa in qualunque sistema di riferimento io mi trovi, significa sostanzialmente ammettere che la definizione di velocità della luce è qualcosa che dipende da come noi eseguiamo una misura. E quindi, se la luce è qualcosa che ha la proprietà di far apparire la propria velocità, così come noi la definiamo, costante in tutti i sistemi di riferimento, questo si deve accettare come un fatto sperimentale e non è soggetto a discussione. Cioè, noi non possiamo stabilire per legge che l'universo si deve comportare in un certo modo, noi possiamo soltanto descrivere il comportamento dell'universo. Non possiamo imporre alla luce di viaggiare con velocità che siano conformi a quelle che noi abbiamo definito come tali, come il rapporto tra la lunghezza, lo spazio percorso e l'intervallo di tempo impiegato a percorrerlo. Nell'universo è la velocità della luce che definisce lo spazio percorso e l'unità di tempo, e non il contrario. Il contrario è quello che facciamo noi in quanto persone che stanno nell'universo e che definiscono queste grandezze fisiche. Quindi non possiamo essere noi a dire all'universo come si deve comportare. Noi dobbiamo accettare il risultato di una misura per quello che è. Se la misura ci dice che la velocità della luce è sempre la stessa in ogni sistema di riferimento, che voi ci crediate o no, non importa a nessuno. Quello si misura e quindi quello è. È una legge fisica. Non è come un articolo di legge, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce una cosa sulla base
di quello che passa per la testa dei parlamentari. Bene. Non è che F uguale a MA perché a Newton gli è venuto in mente di scrivere quella cosa e F quindi deve essere necessariamente uguale a MA. F uguale a MA perché si misura che F uguale a MA. E quindi se io misuro che la velocità della luce è sempre la stessa, la velocità della luce è sempre la stessa, punto, in qualsiasi condizione di moto io mi trovi. Non posso discutere questa cosa. Non sono autorizzato a discutere un fatto sperimentale. Okay? I fatti sperimentali si accettano in quanto tali nella fisica, perché la fisica è una descrizione dell'universo in termini di leggi fisiche che altro non sono che equazioni che rappresentano relazioni tra grandezze fisiche, cioè tra cose che si possono misurare. Tutto ciò che voi potete misurare esiste per la fisica, quello che non potete misurare non esiste. Ok? Semplicemente non esiste. Non esiste naturalmente per la fisica, poi può esistere. Diciamo, per la religione, per la filosofia, per la letteratura, può esistere un sacco di, possono esistere molte cose che non hanno a che fare con la fisica, ma quelle non hanno a che fare con la fisica. Non potete fare la fisica della bellezza, bene? Perché non potete misurare la bellezza. Non potete fare la fisica del gusto, perché non potete misurare il gusto. Non potete fare la fisica delle ambizioni, perché le ambizioni non sono misurabili, non esiste uno strumento che ve le misura. Bene. Potete fare solo la fisica di ciò che si misura, quindi gli enti fisici che stanno dentro le equazioni sono semplicemente cose che si possono misurare e come tali appaiono nelle leggi fisiche. Quindi quello che sta in una legge fisica è semplicemente una relazione tra grandezze che si possono misurare. Se io misuro che la velocità della luce è sempre la stessa, allora la velocità della luce è sempre la stessa. Va bene, non è che appare essere sempre la stessa, è perché lo misuro. Va bene? Ora, una cosa del tutto simile succede con la meccanica quantistica. Notate bene che la meccanica quantistica, è vero che in un certo senso la inizia Planck con l'analisi del corpo nero, ma fino a che Einstein non formula la teoria dell'effetto fotoelettrico, la meccanica di Planck non è una meccanica quantistica. Quello di Planck è semplicemente un modo di calcolare lo spettro di corpo nero, almeno usando uno strumento matematico diverso da quello che si usa normalmente. La meccanica quantistica nasce con la spiegazione dell'effetto fotoelettrico di Einstein. E in quel momento lì, Einstein fa un altro passo del tutto assolutamente geniale e del tutto coerente con quello che aveva fatto prima, cioè aver accettato un fatto sperimentale. Qui il fatto sperimentale è che si verifica un fenomeno che è spiegabile soltanto ammettendo che la luce è fatta di corpuscoli. Fino a quel momento la luce era assolutamente per tutti fatta di onde elettromagnetiche. Quindi Einstein va contro la teoria corrente e dice la luce è fatta di corpuscoli. E poi però non può, avendo fatto questa affermazione, buttare a mare tutta la teoria precedente, perché altrimenti non spiega nient'altro di tutti gli altri fenomeni luminosi. E quindi l'unica conclusione alla quale si può arrivare è che la luce non è un'onda, non è un flusso di corpuscoli, ma è qualcosa che ha il comportamento che si descrive matematicamente con la propagazione di un'onda e che nel momento in cui interagisce con certi sistemi, interagisce in maniera tale che dal punto di vista matematico il suo comportamento si descrive in termini di particelle. E da qui nasce il cosiddetto problema del dualismo onda-corpuscolo, che è un falso problema, perché a un certo punto, diciamo, le persone che continuano, diciamo, a ritenere la fisica classica la verità assoluta, sono convinte che una cosa possa essere o un corpuscolo o un'onda, e chiaramente non può essere tutte e due le cose allo stesso tempo. Invece i sostenitori della meccanica quantistica a quel punto dicono: beh, no, diciamo, ma se io devo spiegare tutti e due i fenomeni, devo sostenere entrambe le cose. Devo sostenere che la luce sia un'onda sia una particella, e questo dà origine al problema del dualismo onda-corpuscolo, che in realtà è un falso problema perché la luce in realtà non è né un'onda né un corpuscolo, è qualcosa
la cui propagazione si descrive in termini di onde e la cui interazione si descrive in termini di particelle, nel senso classico del termine, però. Dal punto di vista quantistico, questi due termini non hanno nessun significato. Diciamo, il fatto che essere un'onda non significa nulla nella meccanica quantistica, e essere una particella non significa nulla, o meglio, diciamo, c'ha un significato, ma un significato del tutto diverso da quello che ha nella fisica classica. Per cui è solo se, perché io sono convinto di dover restare nell'ambito della fisica classica che esiste il problema, ma in realtà il problema non esiste. E l'altra cosa che va notata è che Einstein è sì il padre della meccanica quantistica, ed è il padre della meccanica quantistica perché fa questa osservazione geniale, cioè assumo per vero il fatto sperimentale e me ne frego di quello che pensa il mio cervello sul fatto che un oggetto possa essere un'onda o una particella, e però poi rifiuta, diciamo, questo stesso argomento che lo ha portato alle due teorie più importanti della fisica. Adesso, però, lasciando perdere il pettegolezzo, cerchiamo di capire in che senso la fisica classica e la fisica quantistica sono meno diverse di quanto sembri. Allora, una cosa che nella fisica classica si cita spesso ma non si definisce mai è il concetto di stato. Voi dovreste sapere che lo stato di un punto materiale è perfettamente definito quando uno si ha conoscenza della posizione e della velocità di quel punto materiale. Però su nessun libro io sono mai riuscito a trovare una definizione di che cosa sia lo stato di un punto materiale. Tutti sanno che è l'insieme di queste due cose, ma non c'è mai una definizione. Così come in tutti i libri di fisica c'è scritto equazione di stato dei gas ideali, ma nessuno dice perché si chiama equazione di stato dei gas ideali. Allora, adesso cerco di spiegare che cos'è lo stato. Lo stato, se voi guardate sul vocabolario, è un modo di essere. Bene. Allora, che cos'è dal punto di vista di un fisico uno stato? Lo stato di un punto materiale. Lo stato di un punto materiale è determinato nel momento in cui io faccio delle misure di grandezze fisiche di quel punto materiale che sono tra loro indipendenti, perché è chiaro che se misuro due grandezze che sono tra loro dipendenti, me ne basta misurare una, e quindi lo stato è definito da una di queste due, a partire dalle quali io posso predire quale sarà e quale è stato lo stato di quell'oggetto, di quel punto materiale, in un tempo futuro o passato, conoscendo le condizioni di contorno. Quindi, se io ho questa penna che si trova in questo punto e il suo stato è trovarsi nel punto in cui si trova ed avere velocità nulla in tutte e tre le direzioni, sapendo che la penna si trova in un campo gravitazionale, io sono in grado di predire quale sarà lo stato di questa penna in un tempo successivo, nel momento in cui la lascio, la penna cade. Ok? E sono in grado perfettamente di calcolare lo stato della penna in qualunque istante di tempo successivo a quello in cui ho fatto la misura. Chiaro? Quindi, nello stato di un punto materiale non c'è un certo numero di cose. Per esempio, non c'è la temperatura del punto materiale, perché la temperatura del punto materiale è irrilevante per predire lo stato di quel punto per il quale le uniche cose che hanno senso sono la sua posizione e la sua velocità. Bene. Il colore del punto materiale è irrilevante perché, diciamo, non influisce sulla capacità di predire il suo stato in un istante futuro. La massa di un punto materiale è irrilevante almeno fin tanto che la massa resta costante. Se la massa cambia del punto materiale, perché il punto materiale non è un punto materiale, ma è un oggetto che io tratto come se fosse un punto materiale, ma che perde massa, per esempio un'auto di Formula 1 consuma il carburante e quindi diventa sempre più leggera al passare del tempo, le leggi della fisica vanno leggermente modificate, pur essendo coerenti con la legge di Newton, A è uguale, sempre uguale a F su M, però siccome M cambia, allora cambia anche l'accelerazione di quella macchina e quindi cambia la predizione del suo stato. Quindi io devo conoscere la massa iniziale, devo conoscere la massa, come cambia questa massa nel tempo per poter predire lo stato
di questa macchina. Quindi lo stato è l'insieme di quelle grandezze fisiche indipendenti tra di loro che io devo misurare per poter predire lo stato di quello stesso oggetto ad un tempo successivo. Tutte le grandezze che non hanno senso per quel punto materiale non fanno parte dello stato. È chiaro che io non posso mettere nello stato del punto materiale il volume del punto materiale, perché il punto materiale non ha volume, perché per definizione è un punto. Quindi quella grandezza fisica non ha senso e quindi non ce la metto nello stato. Andiamo al caso della termodinamica, o meglio della fisica dei gas. La fisica dei gas, l'equazione di stato dei gas, vi dice che P per V è uguale a nRT. Che significa? Significa che ci sono lì quattro variabili di stato: P, V, R, N e T. Ok? E queste quattro variabili di stato, cioè sono le grandezze fisiche che determinano lo stato del gas e il modo di essere del gas, sono legate da quell'equazione, per cui solo tre sono indipendenti. Quindi basta conoscere tre di queste grandezze per predire l'evoluzione futura dello stato del gas. Ok? Quindi se voi avete un gas e un certo stato di PV e lo comprimete facendo in modo che la sua temperatura resti costante, eseguite quella che si chiama una trasformazione isoterma, e quindi lo stato cambia, e quindi si ha una modifica dello stato, e quindi c'è un'operazione che vi fa passare dallo stato iniziale PVT ad uno stato finale P' V' T', in cui T' e T sono uguali. Ok? E c'è un'operazione che vi permette di predire quanto vale P, quanto vale V e quanto vale T alla fine del processo. Ok? Allora, notate anche un'altra cosa, che fino a Boltzmann la termodinamica e la dinamica dei punti materiali erano due scienze completamente separate. Bene? Queste due scienze diventano, si unificano in un certo senso, quando nasce la teoria cinetica dei gas. Cioè, quando si capisce che i gas sono fatti di particelle che possono essere trattate in modo statistico utilizzando le leggi di Newton, e quindi si riesce a capire che c'è una relazione tra la temperatura e l'energia cinetica di queste particelle. Ma fino ad allora, queste sono due scienze completamente diverse. Quindi lo stato di un punto materiale è una cosa completamente diversa dallo stato di un gas. Bene, non ha senso parlare della posizione di un gas, perché un gas non ha una posizione, è qualcosa che occupa tutto il volume in cui sta. Bene. Non ha senso parlare di velocità del gas, perché il gas non ha una velocità, sta fermo nel suo volume. Le particelle del gas sì, ma quella è un'altra cosa, diciamo, quella non è più la teoria dei gas, quella è la teoria delle particelle di cui è fatto il gas, che è una cosa diversa, che torna, diciamo, torna ad essere la teoria del punto materiale. La teoria del gas vi dice che il gas ha una pressione, un volume e una temperatura, e queste tre grandezze sono tra loro indipendenti, ma sono legate dalla quantità, una volta nota la quantità di gas che sta in quel volume, bene? Dall'equazione di stato dei gas. Nell'equazione di stato dei gas non c'è quindi la posizione, perché è una grandezza fisica che non ha senso per un gas. Non c'è la velocità, perché è una grandezza fisica che non ha senso per un gas. Ci potrebbero stare naturalmente altre grandezze fisiche nello stato di un gas che hanno senso, qualora si impieghino, si debbano fare certe misure. Per esempio, se il gas è fatto da una miscela di gas che alla fine danno origine ad una reazione chimica, e questa reazione chimica produce un gas di specie diversa, può cambiare per esempio il colore del gas, quindi il colore potrebbe essere parte dello stato del gas, ma fino a che io considero gas ideali che non danno luogo a reazioni chimiche, il colore del gas è una grandezza fisica che è sensata, ma è irrilevante per scoprire qual è lo stato del gas ad un tempo successivo. Notate anche che lì non c'è un'equazione come F uguale M per A, ma quando avete una trasformazione di un gas, voi avete tre formule diverse per P, per V e per T a seconda del tipo di trasformazione che fate. Bene. E inoltre voi rappresentate la trasformazione stessa del gas, dal punto di vista formale, la potete rappresentare come una curva sul piano di Clapeyron, e in certi casi però non la potete rappresentare perché, diciamo, la trasformazione è, come si dice,
Adesso mi viene il termine. Vabbè, comunque avete capito. Diciamo, quando non potete rappresentare, diciamo, il punto nel piano di Clapeyron, allora non avete la possibilità di disegnare una curva su quel piano, e quindi la trasformazione non è rappresentabile in quella maniera. Quindi ci sono dei modi completamente diversi di rappresentare lo stato e anche dei modi completamente diversi di rappresentare la trasformazione dello stato, che nel caso della fisica del punto materiale si rappresenta in un modo e nel caso della fisica dei gas si rappresenta in un altro. E questa cosa è vera per qualsiasi tipo di fisica, voi pensiate. Pensate ad esempio ad un condensatore. Il condensatore può stare nello stato di carica o nello stato di scarica, quindi può avere uno stato o un altro. Può avere uno stato che dipende da quanta carica c'è sulle armature. Una volta nota la carica sulle armature, posso predire quale sarà lo stato ad un tempo successivo e così via. Quindi lo stato è determinato dalle grandezze fisiche che io posso misurare. Ora, se io vado a cercare di misurare cose sempre più piccole, a un certo punto arrivo a dover misurare lo stato di quello che io penso sia un punto materiale, cioè dell'elettrone che sta attorno ad un atomo, nelle vicinanze di un atomo. Se provo a fare la misura dello stato classico di quel punto materiale che rappresenta l'elettrone, quello che succede è che non riesco a misurare la sua posizione e non riesco a misurare la sua velocità, perché per poter misurare la velocità e la posizione di quell'elettrone, io devo fare degli esperimenti che perturbano fortemente lo stato di quell'oggetto. E quindi, in seguito al principio di indeterminazione di Heisenberg, io non riesco a dare una misura della posizione e della velocità di quell'elettrone in un determinato istante. In sostanza, il concetto di posizione di un elettrone è un concetto del tutto indeterminato, del tutto impossibile da definire, perché per quanto io possa pensare che l'elettrone una posizione ce la deve avere, non esiste nessun modo di misurare la posizione dell'elettrone. E siccome non esiste nessun modo di misurare quella posizione di quell'elettrone, la posizione di quell'elettrone non esiste. È un concetto inesistente. È come pretendere di assegnare ad un gas uno stato che de ne determina la posizione. Che significato c'ha? Nessuno. Ok? Se pretendo di assegnare a quell'elettrone una velocità, non potendola misurare, quella misura è impossibile, e quindi è assurdo cercare di attribuire ad un elettrone una grandezza fisica che non può avere. Quindi l'elettrone non ha una velocità, ma non perché per qualche motivo strano, non ce l'ha perché è impossibile misurarla. E quindi, siccome è impossibile misurare la velocità di un elettrone, la velocità dell'elettrone non può essere parte dello stato di un elettrone in un atomo. Ok? Così come la velocità di un gas non può essere parte dello stato di un gas. Quindi, per poter definire lo stato di un elettrone, io ho bisogno di trovare delle grandezze fisiche che sono tra loro indipendenti e che mi permettono di misurare lo stato ad un tempo successivo, cioè di misurare quelle stesse grandezze fisiche in un tempo diverso da quello in cui ho fatto la prima misura e di confrontare i valori di queste grandezze fisiche con quello che mi predice la teoria. Allora, cos'è che posso misurare io di un elettrone in un atomo? Beh, facendo degli esperimenti, inviando della luce su un atomo, posso misurare, per esempio, le differenze di energia tra i livelli energetici dell'atomo, quindi posso misurare in un certo senso l'energia degli elettroni. Poi ci sono delle maniere per le quali io posso misurare, e adesso non vi sto a descrivere, posso misurare il momento angolare di quegli elettroni. È una grandezza fisica che posso misurare. Ha senso misurare per un elettrone. Quindi lo stato di un elettrone in un atomo non può essere definito da posizione e velocità, perché queste due grandezze non hanno senso per quell'oggetto. Non può essere descritto da pressione, volume e temperatura, perché queste grandezze fisiche non hanno senso per un elettrone, ma possono essere invece la sua energia e il suo momento angolare, perché queste due grandezze si possono misurare in un elettrone che sta in un atomo. Quindi lo stato di un elettrone è l'insieme di due grandezze fisiche, l'energia e il momento angolare,
a partire dalle quali io posso calcolare quale sarà lo stato di quell'elettrone in tempo successivo, note le condizioni al contorno, cioè note le forze che io ho, i campi che metto, in cui immergo il mio atomo, con i suoi elettroni. Quindi, se io adesso riesco a costruire una teoria nella quale definisco gli stati iniziali e finali di questo oggetto e spiego chiaramente come si passa da uno stato iniziale ad uno stato finale conoscendo quello che c'è intorno. Quindi devo costruire una teoria nella quale c'è un'operazione che prende lo stato iniziale e lo trasforma nello stato finale facendo una certa operazione. Questa teoria è la fisica di quel fenomeno. Allora, voi quando fate una trasformazione isoterma, avete, per esempio, la possibilità di calcolare il lavoro fatto in una trasformazione isoterma come nRT per il logaritmo del rapporto dei volumi. Quindi c'è un'operazione che prende lo stato iniziale, che è P1V1, e lo stato finale P2V2, e connette lo stato finale con lo stato iniziale attraverso questa operazione che vi permette di calcolare il lavoro. Questo lavoro voi lo calcolate e poi lo confrontate con quello che misurate in un esperimento. La stessa cosa fate con la meccanica quantistica. Avete uno stato iniziale in cui misurate l'energia e il momento angolare dell'elettrone. Avete un'operazione che vi fa passare da quello stato iniziale ad uno stato finale se applicate certi tipi di forze. E questa operazione vi permette di fare dei calcoli attraverso i quali potete predire certe grandezze fisiche che sono misurabili attraverso esperimenti. Fate gli esperimenti, li confrontate con la teoria e i numeri tornano sempre perfettamente. Quindi quella teoria è la teoria corretta da applicare per descrivere il moto degli elettroni in un atomo. Che voi insistiate a voler utilizzare la fisica di Newton, lo potete fare, diciamo, però quella non è la fisica, perché quel tipo di lavoro che state facendo non vi permette di fare un confronto con i dati sperimentali, cioè con quello che ottenete in un laboratorio andando a fare una misura. Quindi quella cosa, diciamo, non ha nulla a che fare con la fisica e non ha nulla a che fare neanche con la fisica classica, in un certo senso, no? Perché è come se voi pretendeste di utilizzare la fisica di Newton per descrivere la fisica dei gas. È impossibile, perché la fisica dei gas, tanto che i gas sono delle cose che non sono fatte di particelle come quelle a cui obbediscono le particelle che sono soggette alla dinamica newtoniana, allora in quel caso lì, finché sono due cose diverse, è impossibile usare una fisica per predire quello che succede nell'altro, no? Quindi perché è normale farlo nel caso dei gas e dei punti materiali e vi sembra assurdo farlo nel caso dei punti materiali e degli elettroni? Perché voi siete convinti che gli elettroni debbano necessariamente essere dei punti materiali, ma chi ve l'ha detto? Avete mai visto un elettrone? No, e quindi non lo potete sapere se l'elettrone è un punto materiale, va bene? Anche se fosse un punto materiale, anche se fosse, diciamo, qualcosa che voi immaginate come un punto materiale, sarebbe del tutto velleitario cercare di descrivere il comportamento di quell'oggetto attribuendogli comunque la capacità di possedere grandezze come la posizione e la velocità. Perché quelle grandezze non sono determinate a prescindere da noi, ma sono determinate solo perché noi le sappiamo misurare. Se uno non sa misurare la posizione e la velocità di una particella, quelle grandezze fisiche non esistono semplicemente, ok? È come pretendere di misurare la pressione di un punto materiale. E che senso c'ha? Nessuno. Bene. Quindi perché lo accettate in un caso e non lo accettate in un altro? Non c'è niente di strano in tutto questo, va bene? È semplicemente che uno è abituato dalla fisica, dal modo in cui è evoluta la fisica classica a pensare agli elettroni come dei puntini, come delle palline che si muovono sotto l'azione di forze di tipo newtoniano, ma non è così. Gli elettroni non sono soggetti a quel tipo di comportamento là. Ebbene, quel tipo di comportamento è un tipo di comportamento che spetta a sistemi che sono abbastanza grandi da non essere perturbati da quelli che sono necessari dai sistemi che sono necessari per poter accedere alle grandezze fisiche che io posso misurare di quel sistema. Ok? Quindi perché io adesso non riesco a misurare la posizione e la velocità dell'elettrone?
perché per poter misurare posizione e velocità di un elettrone, io devo fare un esperimento di scattering, come si dice, cioè devo mandare addosso all'elettrone qualcosa e devo cercare di andare a vedere dove questo qualcosa viene deviato interagendo con l'elettrone. Ok? Notate che questo non è una cosa diversa da quello che succede nella realtà intesa come quella a cui voi siete abituati. Quando voi vedete adesso il mio volto sullo schermo del computer, bene, state guardando me o state guardando un'altra cosa? Non state guardando me, state guardando la mia immagine. Anche se voi foste qui davanti a me, non attraverso il computer, voi non stareste guardando me, ma stareste guardando un'altra cosa. Cos'è che vi permette di vedere me? Bene, cosa sono io? Sono quello che vedete con i vostri occhi? No, perché se spengo la luce, va bene, e mi metto al buio, voi non mi vedete più, però sapete che io ci sto. Ok, perché per esempio sentite la mia voce. Ok? Però non mi vedete e non vi stupite di questo, va bene? Com'è che mi vedete? Voi mi vedete perché la luce che proviene dalle sorgenti luminose, per esempio dalle lampadine, arriva sulla superficie del mio corpo, viene diffusa dalla superficie del mio corpo e una parte di quella luce finisce nei vostri occhi interagendo con i sensori che sono sul vostro occhio. Quindi voi non state vedendo me, state vedendo la luce che è diffusa dalla superficie del mio corpo. Quindi come fate a vedere un elettrone? Non è che potete vedere l'elettrone, potete vedere la luce che è diffusa dall'eventuale superficie dell'elettrone se questo elettrone ci avesse una superficie. Il problema è che quell'elettrone la superficie non ce l'ha. Bene, quell'elettrone interagisce con la luce in modo tale, diciamo, da rendere impossibile la determinazione della sua posizione e della sua velocità. Perché il modo di interagire tra l'elettrone e la luce è uguale ma diverso rispetto al modo in cui la luce interagisce con me. È uguale nel senso che la fisica è la stessa, solo che io ho una massa talmente grande che la luce che mi arriva addosso non produce alcun effetto dinamico rilevabile da un esperimento quando voi determinate la mia posizione. E solo grazie a questo fatto voi potete definire la mia posizione e la mia velocità. Se però la luce che arrivasse su di me dovesse essere così intensa da modificare il mio stesso stato, voi non potreste dire nulla su qual era lo stato che io avevo prima di interagire sulla luce. Non potreste vedermi, ok? E quindi non potreste decidere dove sto. Potreste solo decidere che ci sto, ma non dove, ok? Quindi, da questo punto di vista, non c'è nessuna differenza tra fisica classica e fisica quantistica. Voi state facendo in tutti i casi una misura. E le grandezze fisiche che definite, le definite solo perché riuscite a misurarle. Altrimenti quelle grandezze fisiche non hanno alcun senso. La grandezza fisica forza, che voi rappresentate come un vettore, non ha nessun senso se non potete misurare un'accelerazione, se non potete misurare gli effetti di questa forza. Beh, non è che le forze esistono a prescindere. Non potete, non, non, nessuno penserà, immagino, che in questo punto, in questa regione di spazio, ci stanno tanti vettori che puntano verso il basso. Quella è una nostra rappresentazione, va bene? È un nostro modo di descrivere quello che succede dal punto di vista sperimentale. Sperimentalmente gli oggetti cadono verso il basso, punto. Va bene? Non è che dire che cadono verso il basso perché c'è la forza di gravità è diverso dal dire che cadono verso il basso perché il loro posto naturale è il basso. Da questo punto di vista, Aristotele e Newton hanno lo stesso grado di affidabilità, diciamo, hanno ragione entrambi. La differenza tra Aristotele e Newton è che Newton riesce a prevedere dopo quanto tempo la penna cade per terra, mentre Aristotele non è capace di farlo, okay? Perché non ha una grandezza fisica da utilizzare per fare questa cosa. Ma la grandezza fisica ce la potete avere soltanto se riuscite a misurare qualcosa. Finché non misurate niente, non potete fare nessuna fisica. Quindi gli oggetti della fisica, tutte le grandezze fisiche che stanno nelle equazioni della fisica, esistono solo perché riuscite a misurarle. E quando non riuscite a misurare una grandezza fisica, quell'oggetto non esiste. Quindi gli elettroni non hanno una posizione.
perché non c'è nessun modo di misurare una posizione. Voi potete pensare quanto vi pare che gli elettroni esistano e che siano assimilabili a punti materiali che necessariamente nella vostra testa devono avere una posizione, ma gli elettroni una posizione non ce l'hanno, non ce l'hanno perché non la potete misurare. Se voi foste ciechi dalla nascita, non potreste avere alcuna informazione su che cosa vuol dire posizione di un oggetto, a meno che non abbiate, diciamo, qualche altro modo di definirla attraverso, per esempio, il tatto o attraverso l'udito. Se voi siete lontani da qualsiasi altro oggetto dell'universo, non potete stabilire che io ho una posizione, a meno che non abbiate un mezzo per misurare la mia posizione. Il mezzo che normalmente avete è quello del senso della vista. Attraverso gli occhi voi stimate qual è la distanza, ma quello che voi potete fare, diciamo, in questa operazione è stimare la distanza grazie alla rivelazione di fotoni che sono diffusi dalla superficie del mio corpo. In ultima analisi sono diffusi dagli elettroni degli atomi che formano il mio corpo. E quindi quell'insieme di fotoni che arrivano nei vostri occhi determinano la mia posizione. Però, diciamo, la mia posizione potrebbe essere del tutto diversa. Bene. E se immaginate che, per esempio, la luce si comporta diversamente a seconda delle persone con cui interagisce, io potrei apparire agli occhi di qualcuno a una distanza diversa da quella a cui appaio agli occhi di qualcun altro. Oppure voi potreste percepire il colore della mia camicia, che tutti quanti potreste essere d'accordo sul fatto che è di colore celeste o azzurro, va bene? Però nessuno vi può garantire che la sensazione che voi provate nell'osservare la mia camicia è la stessa che provo io. Bene. Quando io guardo un oggetto, magari io chiamo azzurro quello che voi chiamate rosso. Ok? Quindi, diciamo, non è che esiste una realtà a prescindere, diciamo, da chi utilizza il concetto di realtà. La realtà esiste soltanto nel momento in cui io ho qualcosa, un modo di descrivere quella realtà che osservo attraverso o delle parole o un linguaggio opportuno, più tecnico, che può essere quello delle grandezze fisiche, diciamo. Però nel momento in cui queste parole non esistono, non è possibile stabilire la realtà di qualche cosa di cui voi potreste anche parlare, ma solo in termini del tutto astratti. Infine, per concludere, diciamo, perché la fisica quantistica è molto più comprensibile della fisica classica? Perché nella fisica classica ci sono in realtà delle cose che appaiono sensate solo alle persone, diciamo, che hanno studiato la fisica, perché la fisica gli è stata in qualche modo imposta in quella maniera là. Bene. Se voi parlate con qualunque persona che la fisica non l'ha studiata e gli chiedete quando è che un oggetto si muove, la persona vi risponderà che gli oggetti si muovono solo se delle forze sono applicate. Il principio di inerzia, il primo principio di Newton, non è un principio, diciamo, molto, molto ovvio, va bene, non c'è niente di intuitivo, anzi è completamente controintuitivo. E quindi, diciamo, perché dovrebbe non essere così per la fisica quantistica? Il fatto che certe forze, come la forza centrifuga sia una forza fittizia, cioè una forza che non esiste in realtà, ma è solo l'effetto di un'accelerazione del sistema di riferimento, è una cosa del tutto controintuitiva, va bene? Va contro il senso comune, però per qualche motivo, diciamo, quello è del tutto normale, diciamo, nessuno si preoccupa di questa cosa, mentre tutti si preoccupano del fatto che un elettrone può stare in un punto e in un altro contemporaneamente, va bene? Diciamo, ma qual è la differenza rispetto all'esistenza o alla non esistenza della forza centrifuga? Nessuno. Tutte e due sono due cose sulle quali non abbiamo un'esperienza diretta. Ma
Rispetto alla fisica classica, la fisica quantistica possiede una caratteristica in più. Le previsioni fatte attraverso la meccanica quantistica dell'evoluzione dello stato di un sistema quantistico sono validate dagli esperimenti a dei livelli di precisione che con la fisica classica voi non raggiungerete mai. Va bene? Se voi prendete una molla che oscilla, va bene? E tentate di osservare un sistema che, diciamo, che risponda alla legge di Hooke, non ci riuscirete mai, perché in qualunque sistema reale voi costruiate, quel sistema reale c'ha sempre degli elementi di forze dissipative, di forze non conservative, che alla fine fanno deviare il comportamento di quel sistema reale da quello che è previsto dalla teoria. E voi questa cosa, diciamo, appunto, la attribuite alla presenza di forze non conservative, che è sostanzialmente un modo di dire non so nulla di queste forze, non le so spiegare, diciamo, e quindi le chiamo complessivamente forze di attrito, forze non conservative che sottraggono energia al sistema. Però non siete in grado di fare una previsione precisa di quello che succederà, siete in grado di farlo soltanto osservando il sistema, non a priori. Con la fisica quantistica questo non è vero. Con la fisica quantistica voi potete fare le previsioni precisissime e trovare e costruire dei sistemi in laboratorio che forniscono dei risultati sperimentali che rispetto alla vostra teoria differiscono di parti per milione, non di percento, come succede nella fisica classica. Quindi la fisica quantistica si capisce molto meglio della fisica classica, nel senso che le sue previsioni sono molto più precise di quelle che si è in grado di fare con la fisica classica. Nessun fisico classico è in grado di fare una previsione su come evolve uno stato di un sistema classico con la stessa precisione con la quale può farlo uno che usa la meccanica quantistica. Quindi, da questo punto di vista, non c'è storia, diciamo, questo proprio non si discute su questo. La meccanica quantistica vince a mani basse, ma di ordini di grandezza, nel senso che tutto si capisce, naturalmente le cose che sappiamo calcolare, poi ci sono un sacco di cose che non sappiamo calcolare, ma tutto quello che sappiamo calcolare, noi lo sappiamo calcolare a livelli di parti per milione, spesso. E quindi questo significa che quella teoria è molto più compresa, molto più capita rispetto alla teoria della fisica classica, che invece è molto più approssimativa. Non è un caso che la costante universale peggio nota di tutte è la costante di gravitazione di Newton. Tutte le altre, la costante di Planck, è nota con, non so, 10-15 cifre significative. La velocità della luce pure. La costante di Newton è nota a 3-4 cifre significative dopo la virgola. Non c'è paragone rispetto, diciamo, alla precisione che è raggiungibile con esperimenti di fisica quantistica. Quindi non è affatto vero che la fisica quantistica non si capisce come. Bene. Quello che quando le persone insistono nel dire che la fisica quantistica non si capisce se voi pretendete di descrivere la fisica in termini di fisica classica. Beh, allora sì, però sarebbe come tentare di descrivere il moto di un punto materiale utilizzando solo le leggi della termodinamica. E vabbè, auguri. Provateci, no? Quindi no, non si capisce perché in un caso questa cosa è del tutto lecita, mentre nell'altro sembra essere una cosa che dà origine a meraviglia, diciamo, a qualcosa che sembra ai più qualcosa di assurdo, ma che in realtà se uno ci pensa bene non è così. Io con questo, diciamo, mi fermo qui per il momento e se ci sono domande sono pronto a rispondere. Se qualcuno sta facendo delle domande, deve prima togliere il mute dal microfono perché altrimenti non lo sento. Li ho stesi tutti.
Gli insegnanti vogliono dire qualcosa? Non vi sento, avete il mute se state parlando. No, no, io non ho domande, volevo solo dire che effettivamente che uno non ci pensa, però è vero che uno è già abbastanza impostato dalla fisica classica, no? In un certo modo. Sì, anche diciamo, questa cosa, diciamo, che l'idea che la forza e l'interazione siano la stessa cosa, per esempio, è un concetto puramente classico, Sì, no? o anche diciamo che uno per forza debba dare una natura, no? A ogni cosa, o è onda o è particella, per forza gli deve, no? Affidare Però una, affibbiare poi. Esatto. una veste di qualche tipo. Una delle, diciamo, delle cose che fa capire quanto i termini vengano usati spesso a sproposito, diciamo, nella fisica, ma in realtà nella fisica i termini vengono sempre usati a proposito, cioè con un chiaro significato, però poiché questi termini vengono spesso mutuati dal linguaggio comune, vengono fraintesi e quindi c'è questa idea che la forza e le interazioni siano sinonimi. Per cui sui libri, io ho preso per esempio la Maldi, c'è scritto che le forze fondamentali sono quattro: la forza gravitazionale, la forza elettromagnetica, la forza debole e la forza forte. Bene. Su quello stesso libro, le forze c'è scritto che sono dei vettori, ok? Che quindi prevedono, diciamo, che ci sia, per poter definire un vettore, c'è bisogno del concetto di posizione. Perché se non c'è il concetto di posizione, sparisce, diciamo, il concetto di vettore. Quindi, finché si parla di forza gravitazionale e forza elettromagnetica, lì il concetto ci sta e quindi va bene. La forza forte ci potrebbe anche stare, in un certo senso. Ma quella debole, quando si dice che la forza debole provoca il decadimento radioattivo, mi spiegate dov'è il vettore? Non c'è il vettore, perché il decadimento radioattivo è un fenomeno che nella fisica classica non esiste, però esiste in natura, lo si vede. E lì, diciamo, quindi l'interazione è una cosa diversa dalla forza. La forza è l'effetto provocato dalle interazioni in termini di variazione della posizione di un punto materiale. E guardate che questo non è troppo diverso da quello che succede anche nella fisica classica se pensate al concetto di pressione. Per poter definire gli effetti di un'interazione su un gas, voi avete bisogno del concetto di pressione perché le forze non funzionano. Poi diciamo, vi arrampicate un po' sugli specchi per definire la pressione come il rapporto tra la forza normale e l'area. Però quello è un accidente. Voi non potete usare il concetto di forza in quanto tale nella legge nella fisica dei gas. Bene, lì le forze non esistono. Le interazioni provocano il cambiamento di stato dei gas. E così, diciamo, l'interazione debole provoca il cambiamento di stato dei sistemi fisici che passano da essere un atomo di cobalto a diventare un atomo di nickel, senza la necessità di avere una forza. Va bene. Allora, visto che ha ucciso tutti, diciamo che nessuno. Ragazzi, avete qualche domanda? Sono un attimo, stanno meditando. Professore, buonasera. Io Salve. avrei una domanda. Volevo chiedere, Prego. vabbè, intanto la vorrei ringraziare per l'intervento molto chiaro. E poi le volevo chiedere, ad oggi, oltre alla ricerca, quali sono le possibilità di un fisico anche lavorative? Perché io vorrei anche capire questa. Allora, dal punto di vista lavorativo, in realtà di possibilità ce ne sono tante. In generale, uno deve pensare che un fisico
è una persona che è in grado di lavorare con dei dati. E quindi, diciamo, o di acquisire dati, quindi fare delle misure, oppure di interpretarli. E quindi tutti i lavori nei quali si acquisiscono dati oppure si interpretano dati sono settori nei quali un fisico lavora. Fino a qualche tempo fa, per esempio, uno dei lavori nuovi più gettonati per i fisici, una gran parte dei nuovi laureati va a lavorare in questo nuovo settore, è quello della finanza. Perché lì, diciamo, ci sono tutte le grandi istituzioni economiche, le banche, le banche di investimento, eccetera, le assicurazioni, che hanno bisogno di analizzare i dati che arrivano dai mercati e cercare di fare delle previsioni su quello che succederà a tempi più o meno lunghi. Notate che anche nelle leggi fisiche, diciamo, il tempo ha un margine ristretto, cioè le leggi fisiche apparentemente hanno sempre una validità generale, però siccome quando voi fate la misura dello stato iniziale di un oggetto, quella misura è affetta da un errore, la legge fisica ha una validità nel tempo che può essere più o meno lunga, nel senso che poi a un certo punto, quando passa troppo tempo, le differenze, le discrepanze tra le previsioni e gli esperimenti diventano grandi. E la stessa cosa succede in questi casi qui. Quindi tipicamente quello che fanno questi fisici è analizzare i dati che provengono dal mercato e cercare di fare previsioni a breve e medio termine per orientare le scelte, diciamo, di queste istituzioni. Adesso, per esempio, con l'infezione di coronavirus in corso, c'è un certo numero di persone, incluso me, che sta analizzando i dati che vengono forniti quotidianamente dalla Protezione Civile per cercare di capire qualcosa su questa infezione. Ci sono sicuramente dei dati più precisi o più raffinati che non sono di dominio pubblico e che noi non abbiamo, che alcuni staranno seguendo, e da quei dati si potranno ottenere informazioni rilevanti, diciamo. Quindi chiunque sia tutti i settori nei quali ci sia necessità di lavorare con dei dati sono tutti settori nei quali un fisico può sicuramente lavorare. Quindi sostanzialmente qualsiasi settore, diciamo, anche nel settore della produzione, per esempio, se voi producete dei manufatti, quasi sempre nelle fabbriche c'è un settore nel quale si fa il quality control dei manufatti. Per esempio, il quality control significa fare delle misure sugli oggetti che avete prodotto per vedere se sono della qualità richiesta. E quello viene spesso affidato ad un fisico. Quindi, diciamo, non c'è un solo settore, ma ce ne sono tanti. Grazie mille. Nei laboratori, aiuto. Sì. Nei Sì. laboratori, no, come fisico nei laboratori, anche a livello europeo, è più difficile riuscire se uno. Dunque, no, non è così difficile in realtà. Allora, è difficile ottenere una posizione permanente. Cioè, è difficile, mettiamola così, no? La situazione dal punto di vista lavorativo è che per un laureato in fisica, aspirare ad avere una carriera che si svolge completamente nel settore accademico o di ricerca è molto difficile. Solo una piccola frazione dei fisici riesce a fare questo, meno del 10%. Io sono tra questi fortunati. Gli altri vanno alla fine a lavorare in altri settori, più o meno distanti. Diciamo, non è detto che siano molto diversi, perché poi ci sono un sacco di industrie che, per esempio, lavorano per i laboratori di ricerca, e quindi lì, diciamo, è quasi come stare in un laboratorio di ricerca. Però la gran parte dei fisici a lungo termine lavora sicuramente fuori dell'ambiente della ricerca di base,
lavora per la ricerca tecnologica, lavora per altre cose, diciamo, ma non per la ricerca di base. Però all'inizio della sua carriera le opportunità non sono poche. Cioè, è molto facile che chi oggi lavora, che ne so, come dicevo prima, nella finanza, abbia fatto un periodo di dottorato in un laboratorio, un postdoc di 3 o di 6 anni da qualche altra parte, un contratto a tempo determinato in qualche altro laboratorio e poi si sia dedicato ad attività completamente diverse. Quasi tutti, direi il 98, 95-98% dei nostri laureati trova una posizione di tipo da ricercatore nel mondo, nel senso che ha l'opportunità, se lo vuole, di fare un lavoro di ricerca di durata limitata nel tempo, diciamo non limitatissima, parliamo di almeno 3 anni, nel settore della ricerca di base in qualche laboratorio del mondo. Diciamo, non, in Italia ovviamente le opportunità sono ridotte, ma diciamo, se uno è disposto a spostarsi, le opportunità sono tantissime. Diciamo, la situazione oggi da questo punto di vista, è molto più favorevole rispetto a quella che c'era quando mi sono laureato io. Quando mi sono laureato io, o si entrava subito a fare il lavoro di ricerca e si rimaneva lì. Oppure, diciamo, si andava subito fuori e si rimaneva fuori dell'ambito della ricerca. Oggi non è più così. Oggi le opportunità di ricerca sono tantissime. Sono limitate quelle permanenti, questo sì, diciamo, però passare alcuni anni della propria vita a fare la ricerca si può fare.